Ciao raga, allora mi è arrivato un pacco. È da parte di Emmiol, che è un brand troppo figo. Ed era da un botto che volevo fare un ordine sul loro sito, quindi adesso abbiamo qua le nostre cosine. E niente, sono emozionata, cioè non vedo l'ora. Anche perché in realtà non mi ricordo precisamente cosa ho ordinato. Quindi ora sarà tipo una scoperta. Andiamo, proviamo. Prima cosa che ho preso sono questi pantaloncini. Sono una M. Di solito la M, cioè, mi sta comoda. A questo giro mi sta strettina. Mi vanno un po' strettini. Probabilmente dovevo guardare io le misurazioni delle taglie. Ma è una cosa che non faccio mai e penso che continuerò a non fare per tutta la vita, purtroppo. Poi abbiamo questi jeans, sono una M e qua, ragazzi, cioè, penso si veda proprio. Sono comodi, sono morbidi, però vanno perfetti. Questi ci ho azzeccato in pieno, cioè non mi potete dire niente, non mi posso criticare niente. Felice della mia scelta, sono proprio comodi, bellini, comodi al punto tale che ci farei un viaggio in treno. Cioè, è il livello superiore. Vi giuro, raga, top. Cioè, li amo alla follia. Allora, raga, acquisto della vita. Per un po' ho pensato che non mi entrasse, devo essere sincera. Perché qua non mi stavano scorrendo e stavo per iniziare a piangere. Sono debole di cuore, sono in sessione, scusate. Ma poi sono entrate, cioè, wow. Qua hanno questi filetti che io ho legato dietro. Dietro hanno tipo un effetto arricciato che serve a fare il culetto più carino. E davanti hanno tipo un cinturino. Infatti, quando lo tolgo, dietro vanno più larghi. Appena lo metto, vanno più stretti. Poi quando lo chiudi qua c'è un cuoricino e fanno questo effetto fasciante e anche questi sono una M. Ma raga, cioè, raga, io non ho questo culo, ve lo giuro. Questo top è il classico esempio di quando vi dico top che reggono da soli il seno. Perché servono i laccetti dietro così che regolandolo tu stringi e il seno resta su. Raga, sono 10 minuti che svolazzo in questo top. Guardatelo con questo pantalone. Che l'effetto che fa, perché qua io volendo la pancia potrei tenerla pure più avanti, ma non si vedrebbe perché questo è leggero. E poi dietro, sbam, questa schiena. No, vi giuro, raga. Cioè, io non so che dire. È troppo bello. Cioè, passerò il pomeriggio a guardarmi la schiena, penso. Poi quest'estate voglio un po' variare con i colori. Tipo anche il verde mi piace su di me, col biondo. Ma perché penso di essere spring? O summer, non so chi me l'abbia detto, però penso sia effettivamente così perché mi stanno bene i colori accesi. E per concludere ho preso questo top di questo rosa sparato, sempre per il discorso che appunto voglio cambiare un po' colori, e sopra c'è scritto diva con i brillantini. Stupendo, cioè con questo top mi sento effettivamente una diva. Potrei metterlo anche senza reggiseno, ma poi mi bloccherò davvero il video. Pazzesco, cioè mi piace proprio il colore, mi piace proprio la forma. Wow. Allora, il pantaloncino all'inizio ci sono rimasta male, ma poi siamo andati sempre up. Sempre più up, raga, questo è l'importante. Quindi grazie Emmiol e noi ci vediamo nel prossimo unboxing o nel prossimo video. Raga, un nuovo giorno, un nuovo spacchettamento. Questa volta il pacco è da parte di Colli, che è un altro brand super figo, che ha tutte queste cosine estive particolari. Quindi ho un po' azzardato. Ricordo di aver fatto delle scelte particolari, ma non ricordo esattamente cosa fossero, quindi anche questo giro scopriamo insieme. Procediamo immediatamente perché sono curiosa. Parliamone. Ringrazio la regina del passato per aver preso una M invece che una S perché casca perfetta. Dietro è così. Cioè. E poi qua non ho bisogno di reggiseno perché comunque stringe abbastanza, ma non troppo addosso. Ragazzi, sono troppo soddisfatta di questo acquisto, cioè non avete idea, ve lo giuro. Quanto me la sfrutterò, non avete idea. Oh, niente, sono felice, niente da dire, felicissima. Dopo questa giornata di studio ci volevano un po' di soddisfazioni, devo essere sincera. Poi abbiamo questo vestito che è molto bello, ma come potete vedere dalle mie bellissime mutande nere è leggermente trasparente. E dietro, vedete, dovrebbe avere tipo questo scollo. In realtà è meraviglioso, solo che devo trovare il modo di metterlo senza che mi si veda tutto sotto. Però a parte questo, bellissimo. Cioè, guardate che cavolo di scollo. Alle brutte se non riesco a trovare il modo lo metto tipo copricostume, ma un copricostume proprio bello intenso. Poi raga abbiamo lui, che qua ha questa mega coda e qua invece bam, spacco. Anche questo dietro è regolato da fili, quindi è così. Boh raga, vi giuro, mi fa impazzire. Cioè mi sento tipo la regina dei fiori e bellissimo. Questa tuta è molto modesta perché sinceramente manco andassi in palestra un giorno della settimana. Però, beh, cioè, nel senso, comunque sicuramente avrò le occasioni dove indossarlo. Ci posso andare all'esame di diritto penale, raga. Ma perché non ci ho pensato prima? Comunque, niente, questo era l'unboxing di Colli. E noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao, raga. Allora, raga, mi stavo preparando in fretta e furia per uscire, quindi mi ero scordata di farvi vedere anche questa gonnellina. Molto carina, un po' tipo a piratessa. Non so perché mi fa pensare a piratessa, forse questi bordi un po' wild. E niente, molto carina. Posso metterlo ovviamente anche più a vita bassa e da qua si può stringere. Sempre M ovviamente. E con questa maglia no, però ecco.